Ok, grazie. Prego, deputato Gallinella. Prendo la parola per portare all'attenzione del Presidente del Consiglio, del nuovo Presidente del Consiglio e quindi del Governo, due tematiche importantissime che sono state oggetto di una nostra interpellanza e di una mozione. E quindi chiediamo che vengano affrontate in occasione dei prossimi vertici bilaterali del 17 marzo con la cancelliera Merkel e il 27 marzo con il Presidente Obama. Mi riferisco al problema dell'assegnazione dei domini generici da parte di ICANN, ovvero l'autorità americana che genera il rilascio dei suffissi internet, e quindi del pericolo dello sfruttamento indebito delle denominazioni riconosciute alle nostre produzioni agroalimentari. E poi sul TIP, ovvero l'accordo di libero scambio USA-UE. Nel primo caso, come lei sa, la cancelliera Merkel si è pronunciata già sulla necessità di una riforma della governance di internet che guarda a favore della tutela appunto delle denominazioni. E per la questione TIP, nonostante le rassicurazioni diciamo poco chiare che ci sono state date dal governo in risposta all'interpellanza, riteniamo che ci siano ancora molti aspetti da chiarire e quindi da valutare con attenzione, proprio perché gli aspetti legislativi sia dell'UE che degli Stati Uniti sono molto diversi e noi abbiamo paura che l'importazione di prodotti, soprattutto nell'agroalimentare, possa creare dei danni alle nostre produzioni. Per questo chiediamo che il Presidente Renzi venga a riferire in aula o nelle commissioni competenze prima di questi incontri, perché noi non vorremmo subire delle scelte senza che il Parlamento ne abbia preso atto, anche perché già ci siamo espressi e molte associazioni di categoria si sono espresse per quanto riguarda la tutela del prodotto italiano. Quindi chiediamo che venga a riferire prima di questi incontri. Grazie. La ringrazio.